In occasione della giornata nazionale del contemporaneo, Mister Bianco è presente con un omaggio al suo artista Pippo Giuffrì, da cui è dedicata la Galleria Civica d'Arte. Abbiamo con noi l'assessore Giuseppe Condorelli, assessore alla cultura e alle identità condivise. L'idea di dedicare una mostra antologica a Peppino Giuffrida in un giorno importante per l'arte contemporanea, qual è la giornata del contemporaneo, ci era sembrata la cosa più opportuna da fare, anche perché questa mostra non vuole essere la replica di quella che nel 99 ha decretato l'intitolazione della galleria proprio a Peppino Giuffrida, ma perché in realtà è possibile ammirare, oltre agli oli e alle tempere, alcune chicche che sono state ritrovate, che abbiamo messo a disposizione di tutti i Mister Bianchi. Si parla degli schizzi, di alcuni bozzetti, di altre opere infieri che grazie all'attentissima ricerca di Lella Condorelli siamo riusciti a mettere a disposizione della nostra comunità. E non è un caso che Peppino Giuffrida sia collocato al centro di questa giornata, in quanto è il nostro artista più rappresentativo. A cui Mister Bianco rende nuovamente omaggio per tutto il mese di ottobre. La giornata del contemporaneo è il grande evento che dal 2005 Amaci dedica all'arte contemporanea al suo pubblico. Il primo e il secondo sabato di ottobre i musei associati, accanto a tutte le istituzioni del nostro paese che liberamente decidono di aderire all'iniziativa, aprono gratuitamente le loro porte. E questo evento merita un'attenzione particolare per il ruolo importante che ha svolto in questi anni per la promozione della cultura contemporanea, soprattutto perché ha permesso di disegnare una mappa dell'arte di oggi che ha coinvolto anche i centri più piccoli, da sempre molto attivi. Anche la nostra galleria rientra nel novero di questi piccoli centri. Una cosa importante che vorrei sottolineare prima di passare a Peppino Giuffrida è l'immagine che quest'anno la giornata del contemporaneo e Amaci hanno scelto per rappresentarla: i passi di Alfredo Pirri. È un gesto semplice e allo stesso tempo inquietante: sfidare a piedi nudi una superficie fredda, forse anche tagliente. L'artista ci costringe a un atto di fiducia, ci invita ad abbandonarci, a metterci in relazione con qualcosa di cui percepiamo la pericolosità, senza coglierne esattamente la portata, ma allo stesso tempo ci incita ad acquisire consapevolezza di un rischio che probabilmente è necessario correre e quindi accettarlo come tale. L'immagine che l'Amaci ha scelto per la giornata del contemporaneo diventa la sintesi di un gesto nello stesso tempo distruttivo ma ricreativo. Cioè un gesto che rompe per sempre l'immagine che abbiamo noi degli altri, per riscoprirne o addirittura crearne una differente. E mi pare un aspetto importante all'interno di un assessorato che io ho voluto intitolare anche alle identità condivise. E proprio in relazione all'importanza di Peppino Giuffrida abbiamo intenzionalmente evitato le celebrazioni in pompa magna, privilegiando per così dire l'aspetto umano, intimo, identitario di Pippo Giuffrida, che può essere considerato uno dei nostri genius loci. Già nel 99 l'assessorato alla cultura aveva dedicato un omaggio a questo grande artista nel ventennale della sua morte, e proprio in questa galleria che è intitolata a lui, e fu intitolata a lui in quella circostanza. Oggi lo richiamiamo alla memoria con questa antologica molto singolare che gli restituisce quella dimensione nazionale che comunque gli appartiene, nell'occasione appunto della giornata del contemporaneo. Ecco, allora, alla logica della necroscopia critica abbiamo preferito la necessità del ricordo e il suo farsi per la nostra comunità, memoria sollecita e presenza, radice e germoglio. The Dei ricordi della nipote, Lella Condorelli, zio Peppino,
L'odore acuto, inaspettato di acquaragia che si spande per la stanza me lo restituisce nella maniera più inaspettata. È l'ultimo ricordo che ho di lui, prima della fine. Era il dicembre del 77. I fuochi d'artificio stracciavano il cielo dell'Immacolata. Lo zio Peppino non dipingeva più da tempo, non certo perché gli fosse venuta meno l'energia. «È che io», mi rispose quando timidamente glielo chiesi, «non ho più niente da dire. Già, il suo mondo erano diventati libri, poesie, romanzi, saggi. Aveva i giorni contati, come ebbe a dirmi a quattro occhi pochi mesi prima il suo medico. Lo scoprì ancora più introverso, più solitario. Passeggiava a lungo, meditabondo, ancora più schivo, eppure non gli mancava mai un sorriso bonario. Lo zio Peppino è stato mio grande amico e confidente, mi ascoltava, annuiva, mi consigliava posandomi la mano sulla spalla. Zio Peppino sostegno e conforto, zio Peppino sorriso sulle labbra, zio Peppino che mi voleva bene davvero e aveva tanta fiducia in me. Modesto, quasi umile, era così timido da sembrare introverso, ma non lo era affatto con noi nipoti e specialmente con me che ero la sua nipote prediletta. La pittura ce l'aveva nel sangue, lo zio Peppino aveva mostrato un talento assai precoce fin da bambino quando disegnava sulle pareti con un pezzo di carbone paladini e visi, soprattutto visi, e proprio i ritratti sarebbero diventati la sua passione in mezzo alle sue carte ovunque. Nel 50 fu chiamato ad insegnare arte applicata per la decorazione pittorica all'Istituto Statale d'Arte. Ci vedevamo ogni giorno, condividevamo tutto, le notizie della famiglia, i problemi scolastici, anche gli alunni. Anche a scuola era un uomo semplice, ma dall'animo grande. E anche per gli alunni era l'amico e il confidente, oltre che il maestro. Famoso sarebbe potuto diventare zio Peppino, ma non è mai andato fuori dalla Sicilia, non è mai andato a Roma. Alle mostre dove spesso lo invitavano, però incoraggiava i giovani a uscire dall'isola, ad aprirsi al mondo. Non amava la modernità, zio Peppino, non possedeva una radio, né la televisione, né un telefono, eppure il cinema divenne una sua passione. Due volte alla settimana veniva a Mister Bianco a trovare mia madre e noi nipoti. Anche in paese faceva lunghe passeggiate con tanti amici. Li ascoltava in silenzio, magari non condivideva, ma non li contestava. Un uomo di cultura d'eccezione, mi confermano i suoi amici più cari. Amante della letteratura, della poesia e del mondo greco. Ammirava l'eleganza nell'arte, considerava i greci precursori intelligenti. Quasi sempre accendeva la sigaretta e fumava, fino a bruciarsi le dita, fino a bruciarsi la vita. La professoressa Lella Condorelli è la nipote di Pippo Giuffrida. A 16 anni di distanza, dal 99 ad oggi, si ripete una grande emozione per questo omaggio all'artista e all'uomo. Sono molto emozionata e molto onorata per il riconoscimento che il Comune di Mister Bianco rinnova a questa figura, a questo genius voci, come lo definisce l'assessore alla cultura, che è Pippo Giuffrida. Mi piace tanto il fatto che appunto l'assessore non ha voluto realizzare una mostra celebrativa, ma abbiamo realizzato con le nostre cose, con le cose di famiglia, una mostra molto scarna, semplice, che rivela il lato umano del pittore Pippo Giuffrida. Mi è stato chiesto di scrivere di lui, del suo lato umano, e io non ho fatto altro che pensare tanti aggettivi che delineavano la figura e il lato appunto umano di zio Peppino. Quali sono questi aggettivi? Era semplice, era timido, era modesto e quasi schivo.
vivo. Sembrava introverso, ma non era introverso, perché con noi rideva, scherzava e riusciva nel raccontare episodi fra di lui e i suoi alunni. Episodi andava a cogliere sempre l'ironia, la parte ironica, la parte simpatica di quel... andava a fondo, perché lui era così. Qualcuno, un amico, l'ha definito che era amante del sublime. C'è qualche episodio che tu non hai scritto che ti piacerebbe ricordare? Ad esempio, il fatto che lui fosse distratto, no? Vivesse in un mondo tutto suo e che ti abbia fatto da testimone di nozze. Che è successo? E quando io ho detto sì, quando abbiamo detto sì, con zio non c'era, era fuori, era la Madonna degli Ammalati, è andato fuori a fumare. Eravamo nella chiesetta là. E quindi è rientrato e il prete ci ha fatto smettere. Ha ripetuto la formula e io ho detto, ma zio, solo tu sei riuscito a farmi dire due volte sì. Un altro episodio importante è legato ai suoi rapporti con l'aldilà, diciamo. Lui non era un credente. Non era un credente, però infatti una volta gliel'ho detto, zio, tu ci credi in Dio? Lui mi ha detto, sì, io ci credo perché l'ho visto. Perché lo zio ha fatto la vetrata del mouse, la cena del mouse, e non riusciva, infatti qua c'è un bozzetto, se vedete il viso non è vero, lui non riusciva a comporre questo viso. E mi ha raccontato che una notte Dio l'ha svegliato questo Cristo e ha detto guardami. Lui si è svegliato, l'ha guardato, si è alzato e è andato a fare questo viso. Così scriveva il professor Francesco Gallo, storico e critico d'arte, nel 1999. Stagione felice quella del movimento artistico catanese, intessuta di rilevanti figure letterarie, artistiche, scientifiche, nella degna espressione di una società dinamica, aperta, progressiva, capace di proiettare un semplice capoluogo di provincia fra le città protagoniste della scena italiana. Un contesto ricco di uomini e di istituzioni che ha visto sulla scena protagonisti di assoluto valore. Un contesto ricco, informato, dinamico, quello in cui si trova a vivere Pippo Giuffrida, maestro d'arte e di vita. Io l'ho conosciuto all'inizio degli anni 70 e frequentato per diverso tempo in lunghe passeggiate sui marciapiedi di Vietnea nel tratto che congiunge Piazza Stesicoro con Via Umberto, impegnati in animate conversazioni sull'arte, sulla politica, sulla vita. Ricordo con nostalgia quel tempo. Tempo in cui è nata la mia professione di critico e di storico. Pippo Giuffrida attraversa la sua vita da Mister Bianco sempre nel cuore, da Catania sempre nel cervello, ma senza provincialismo di sorta, senza chiusure anacronistiche. Pippo Giuffrida traduce nel suo lavoro di pittore e professore la sua potente volontà di sapere, di conoscere, di sperimentare, mettendo insieme la sua solidità tecnica con la passione per la sperimentazione, una sperimentazione che assoggetta il disegno e la pittura a una continua verifica di sé, estendendo le sue tematiche a tutta una gamma di soggetti che vanno dalla natura morta al paesaggio al ritratto, con notevole capacità di individuare i tagli, le composizioni, i punti di vista, le scelte cromatiche, trovando di volta in volta la giusta modulazione dal tocco rapido e impressionistico alla ricca elaborazione formale e contenutistica. Giuffrida considera la pittura come strumento di espressione e di comunicazione con una sua precisa valenza etica per spostare in avanti valori e visioni del mondo. Nella sua scelta figurativa, dalle prime opere alle ultime, ha ritmato una sinfonia artistica che oggi si rende disponibile in tutta la sua sobrietà, forza, qualità. Si legge nella trama di queste opere tutta la sua ritrosia, la sua timidezza, anche dovuta al suo impegno nell'officina pittorica piuttosto che nelle mostre e nella mondanità. Questo spiega in gran parte come il suo lavoro, attento e puntuale, sia rimasto in ombra. Un'ombra troppo estesa se paragonata con l'unanime giudizio su di lui e sulla sua opera, lusinghiero e riverente.
Dobbiamo a questa mostra la messa in luce in maniera ampia del lavoro di questo maestro, che merita di rimanere nel nostro ricordo e nella nostra considerazione, perché in tutti noi c'è qualcosa di lui, piccola o grande, non importa, che ha messo radici, ha germinato, ha fruttificato. Lo vediamo meglio ora, in questa occasione di festa, di conoscenza, di cultura, in cui misuriamo la forza di un'identità capace di misurarsi con la storia della lunga durata, quella di una comune lingua della classicità, della fusione del mito con la cronaca, acquisendo e perdendo, così come deve essere, in una corretta economia della vita, rimanendo se stesso eppure moltiplicandosi per 10, per 100, per 1000. Questo ha fatto Pippo Giuffrida in un dialogo artistico pieno e intenso, seppure giocato sul piano di un'apparente immobilità, con scarti che sono nell'ordine delle sfumature e dell'immisibilità, eppure avvertibili da un occhio critico, attento e consapevole. Nell'opera di Pippo Giuffrida si sintetizzano suggestioni che vengono da lontano, dall'impressionismo, da vicino, dal realismo, con in mezzo tutto un universo pittorico italiano ed europeo, appreso in frammenti e portato in un alveo personale, congeniale. La sua è una concezione artistica di forte fondamento poetico, con una tramatura lirica senza atteggiamenti altisonanti e propagandistici. Non arte per l'arte, arte per la vita. In sostanza possiamo affermare una vera forza di questo artista nella sua capacità di vedere, di mettere a fuoco realtà ordinarie e farle diventare interessanti realtà extraordinarie, facendoci cogliere l'immisibile che tenevamo dentro, celato, negato. Il grande merito dell'artista è questo, del saper cogliere quello che ai più sfugge e fare poi esclamare: non pensavo che potesse essere così. Pippo Giuffrida in questo è riuscito. Carmela Zuccarello, direttrice della Galleria Civica. A distanza di 16 anni, da quel 1999, la Galleria torna a fare un omaggio all'artista Pippo Giuffrida. Infatti, nel 1999, quando il sindaco mi ha nominata direttrice della Galleria Civica, all'epoca era assessore Antonio Biuso, c'è stato dedicato a Giuffrida un evento molto molto importante che ha coinvolto moltissimi artisti che hanno fatto la storia dell'arte del periodo in cui è vissuto Pippo Giuffrida e che lo hanno conosciuto sia come è apprezzato come artista e soprattutto ne hanno decantato durante l'incontro a lui dedicato le doti umane. Pippo Giuffrida è stato, oltre che artista, valido artista, è stato un grande, un insegnante che ha dato molto ai suoi allievi, ha saputo spronarli sempre e quindi è rimasto nei loro cuori. Questa mostra è rivolta ai giovani che non conoscono questo artista e avranno modo di conoscerlo, e non solo, il nome di Pippo Giuffrida della Galleria Civica d'Arte andrà in tutta Italia, come l'anno scorso è stata per la mostra durante la giornata del contemporaneo con la mostra di Benedetto Poma. Oggi si è pensato, perché non sono mai abbastanza le manifestazioni che onorano un artista del livello dello spessore di Pippo Giuffrida, si è pensato di curare un altro evento con molti altri lavori suoi nuovi e soprattutto degli schizzi, anche con degli oggetti personali suoi, per esempio i pacchetti di sigarette che ha lasciato a casa, per esempio delle lettere, dei messaggi, dei pensieri suoi che servono a conoscere quest'artista, che non si può dimenticare, non può restare dimenticato, perché è stato apprezzato moltissimo sia come artista che come uomo. Mi auguro che questo evento possa servire tanto ai giovani per apprezzare un artista di casa nostra e che ha segnato
una tappa importantissima per l'arte contemporanea del Novecento. Sono stata orgogliosa nel 99 di aver curato e programmato un evento di notevole spessore dedicato all'artista Pippo Giuffrida, come lo sono oggi che la galleria riospita questo grande artista. Questa mostra rientra in un programma di eventi di notevole spessore che si susseguiranno da oggi fino a tutto l'anno prossimo. Sing from above, every day void seems too tiny to love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La vie en rose.